benvenuti amici qui sulla nostra rubrica di Chiacchiere Magiche. Come vedete qui accanto a me oggi abbiamo un ospite femminile dopo due ospiti maschietti. Oggi abbiamo con noi Ludmilla. Ludmilla che adesso vi racconterà un sacco di cose. Io voglio lasciare il più possibile parlare lei perché veramente ha un percorso interessantissimo, quindi seguiteci fino alla fine. Perché ci racconterà della sua spiritualità, di tante esperienze fatte che l'hanno portata al percorso che ha intrapreso ora. Ludmilla, se mi permetti, io voglio dire innanzitutto ti saluto, benvenuta, grazie. Grazie a te. Ti voglio introdurre con la definizione che a me è piaciuta molto. Tu ti sei definita una viaggiatrice alla ricerca del tuo percorso spirituale. E oggi ci racconterai proprio quello che questo tuo percorso spirituale, dove ti ha portato e tutte le cose che sono successe e che sono nate. Quindi benvenuta di nuovo e raccontaci un po' qualcosa di te. Grazie, grazie Arianna, grazie per queste belle chiacchiere. Tu lo sai, io avevo un po' il timore di questa cosa ancora un po', però penso che parlare con le amiche è bello. E infatti diciamolo che noi comunque siamo già amiche, perché poi ve lo spiegheremo, Ludmilla vi parlerà di una cosa poi di cui comunque faccio parte anch'io, noi ci conosciamo da un po' di tempo, perciò è una chiacchierata un po' particolare e speciale perché è anche tra amiche, sì. Allora, io sono nata in Ucraina, anche se sono 19 anni che sono in Italia. E perciò per arrivare a questo punto dove sono, ancora cosa posso dire? Che da piccolina diciamo che ero portata per le cose naturali, ciò che riguarda la terra, ciò che riguarda le tradizioni antiche, le tradizioni dei nostri bisnonni. Perché in Ucraina, appunto, le festività cristiane mantengono comunque quel forte marchio del paganesimo. Perciò, tipo a Natale, che ne so, bambini si mettono sotto il tavolo, fanno i versi degli animali per far richiamare la nascita del futuro degli animaletti. Infatti parliamo a un mese in poi, c'è Imbolc, perciò è tutto un richiamo. E c'è il padrone di casa che ringrazia i spiriti per aver dato la possibilità di arrivare questo giorno. Prima dà da mangiare alle mucche, alle pecore, insomma, quegli animali che ha. Io parlo della campagna, che comunque in campagna si mantiene di più. E poi dopo si può mangiare. E poi c'è sempre all'angolo della casa, c'è sempre Yeduch, che sarebbe un nonno, tra virgolette, un oggetto creato con primo raccolto di grano. Cioè parliamo del primo raccolto che viene di Lugnasad. Lo si intreccia e lo si tiene fino a Natale. E poi comunque ci sono i versi da fare, oltre ai bambini fanno anche adulti, fanno dei versi, si gioca, si scherza. Insomma, Natale è molto giocherelloso, anche se io non lo festeggio, però quelle tradizioni diciamo mi hanno aiutato a mantenere vivo questo filo tra paganesimo, certo. Tu diciamo che in un certo senso sei agevolata rispetto a noi, perché comunque hai vissuto sin da piccola molto di più quelle che sono delle tradizioni che si rifanno al paganesimo, quindi diciamo che un po' rispetto a noi che veniamo da una cultura completamente diversa, con una forte matrice insomma cattolica eccetera, per riuscire a fare un percorso spirituale come stiamo facendo noi adesso richiede uno sforzo maggiore. Invece fortunatamente, sì, insomma, da voi, ma è ancora oggi così? Cioè... Allora, sì, lo è in città, magari un pochino, in città grandi si disperde questa cosa, anche se parliamo di Pasqua, di Ostara, c'è questa tradizione di dipingere le uova, di fare un cesto che poi si va in chiesa a benedire, però guarda il caso, si mette, vabbè, a parte la messa, si mettono tutti in cerchio intorno alla chiesa, parliamo di cerchio, si va benedetta con incenso, con l'acqua e c'è la candelina accesa, cioè comunque, ecco, comprendiamo tutti i quattro elementi.
quindi è abbastanza chiaro, insomma, no? Sì. E questo c'è anche nella città. In più, nei giorni pasquali si mettono ragazzi, adolescenti, si mettono intorno a chiesa e fanno dei giochi, cantano, ballano e sempre in quei canti richiamano i spiriti della natura. Perché hai visto, non so se ti è capitato di vedere, c'è una pubblicità di un cartone che si chiama Mavka, ucraino, che dovrebbe uscire ancora, lo stanno facendo. Mavka sarebbe uno spirito che vive dentro l'albero. C'è la sirena che vive dentro l'acqua e Mavka invece è lo spirito degli alberi. E a Pasqua si fanno le canzoni e cercano di svegliare, la chiamano, dice svegliati, è arrivata primavera e ora che tu ti svegli ti prendi cura della natura, falla fiorire, perché è proprio questi spiriti della natura che fanno svegliare tutto quanto. Beh, che sei partita avvantaggiata da questo senso, ma io infatti l'ho notato da subito perché ho visto molto il tuo rapporto con la natura. A volte sì, diciamo, dobbiamo stare a contatto con la natura, dobbiamo vivere la madre terra, però io mai in altre persone, come nel tuo caso, l'ho visto proprio come se fosse quasi una cosa normale, cioè non lo fai perché comunque è previsto da un certo tipo di percorso e anche credo perché hai vissuto sin da piccola magari anche delle esperienze che hai avuto da bambina che ti hanno già portato comunque ad avere un approccio diverso, a vedere anche la natura, i doni che ci dà in maniera diversa. Assolutamente, anche perché, ecco, io ti dicevo che in città si sente, ma se si sente ancora in città, parlando di campagna, io ho i zii e avevo anche i nonni in campagna, che lì tu vivi proprio quella cosa, perciò andando in primavera tu facevi una settimana a scuola e a weekend andavi dai nonni, non andavi a spasso, ma andavi dai nonni a seminare, a raccogliere, a potare. Perciò questo percorso, ecco, di semina, crescita, raccolto, noi abbiamo vissuto a pieno già da bambini. Prima persona. Sì, sporcarsi mani nella terra era normale, sentire proprio il profumo, sentire il tocco della terra sotto le mani. Andare a raccogliere le erbe per curarsi, perché per fortuna ancora c'è questa bella cosa di curarsi in maniera naturale, che tuttora è molto sentita. E perciò, diciamo, ho avuto anche un gran vantaggio in questo. E quindi tu già da piccola conoscevi le erbe, hai avuto un impatto con questa cosa, bellissima, perché noi invece... cresciuti in città, ovviamente, poi ripeto, con una mentalità diversa, per noi è una cosa impensabile, cioè noi da piccoli nei campi, magari con i nonni, una cosa che è rarissima, cioè, quindi secondo me è una grande fortuna. Sì, guarda, l'ho capito da quando sono diventata un po' più grande, diciamo, perché da ragazzino ti scoccia in realtà, perché se poi i amichetti rimangono in città a giocare, a fare le cose... Tu invece sei costretto di andare dai nonni a dargli una mano, lì per lì, sai, ti scoccia. Infatti lo apprezzi più avanti, quando diventi un po' più adulto. Mm-hmm. Infatti rimpiango che non mi sono applicata di più nel conoscere le erbe, lo sto facendo adesso, perché alcune cose mi sono rimaste da mia bisnonna, che mi ricordo questa cosa dei 5 anni, sai, cosa che ti rimane impresso, che andavamo con la sua mucca bianca, marroncina e nera a portare la pascolo e mentre mucca pascolava, nonna mi parlava delle erbe e io avevo tipo 5 anni perché poi ci siamo trasferiti e bisnonna aveva le erbe appese, le erbe al soffitto essiccate. Hai mai visto il papavero, il fiore di papavero, ti avevo accennato, mi sembra, no? Sì. Quando cadono i petali, rimane questo fiore grigio con la coroncina e tu lo muovi, i semi fanno, diventa una specie di maracas, bellissimo. Sì, è una maracas naturale, insomma. Però è bello, in pratica la tua nonna, diciamo, è quello che oggi verrebbe definita un po' una strega, no? L'uso delle erbe, le erbe messe ad essiccare. Togliere malocchio. Ecco, perché poi queste erano comunque cose che, per esempio, nel sud dell'Italia c'è ancora un po' mantenuta, no? Magari le persone di una certa età che hanno ancora queste tradizioni del folklore popolare.
Quindi tu hai capito già dall'inizio che se ti dicevano la persona che conosce le erbe, usa i rimedi naturali, è una strega, però te lo diceva in maniera come se fosse una cosa cattiva, tu già avevi capito da piccola che comunque era una cosa che non vera, Buono. insomma, hai sempre visto comunque una donna che conosce, che sa come una figura positiva. Sì, perché da noi ci sono varie definizioni in quasi, sia nel senso buono c'è una definizione, e poi esiste la Baba Yaga che cresce, una vecchia brutta, infatti strega, che vive dentro una casetta posata di legno in mezzo alla foresta, e la sta casetta sta su due zampe di gallina. Ah, Allora, proprio la classica strega dei film, insomma, e lei era la classica cattiva. immagine, ecco. Invece poi c'erano altre definizioni per le persone appunto che sapevano curare, ma anche perché questa cosa curare con prodotti naturali è una cosa bellissima. Guarda, stiamo arrivando adesso giusto al periodo di le feste verdi si chiamano, che è il periodo quando fiorisce il tiglio. Allora, noi da bambini era la festa perché potevamo salire sugli alberi, anche lo facevamo sempre, prendevamo rami interi, perciò facevamo la potatura naturale, diciamo, Ah, ci ecco, vedi, mettevamo senza tutti davanti. saperlo facevate cose già da piccoli. Sì, ci mettevamo davanti il portone di casa, toglievamo tutti i fiori di tiglio che poi andavano essiccati per l'inverno e con i rami addobbavamo tutte case, finestre, porte, portoni, perché erano feste verdi, noi portavamo il verde dentro casa, perciò era Bello. festa cattolica, cioè cristiana. Però nello stesso momento era tutto una cosa pagana, come facciamo adesso con Invidia. Posso dire che invidia perché è proprio, cioè, completamente esperienze completamente diverse, ma credo che queste sono cose che già dall'inizio ti formano in maniera diversa, cioè vivere così la natura, vivere anche nella maniera un po', tra virgolette, selvaggia, ma nel senso Sì, lo è. buono, no? Ti apre comunque la mente a determinate cose, cioè per te è naturale, insomma, quindi venerare la natura, l'universo in tutti i suoi aspetti, quindi è poi un retaggio quando è comunque qualcosa che ti viene dalla famiglia è ancora più bello. Ma io infatti so una cosa ti volevo chiedere che è legata al tuo nome, chiamiamolo così, magico. Il Lo vuoi nome magico, raccontare? certo, il nome Kathleen, perché diciamo che è un nome che ho scelto io da darmi, perché un nome ci viene dato all'inizio nella nostra vita, invece poi uno lo scegliamo noi. Io quando sono arrivata, diciamo, sono trasferita in città, ma ancora prima di trasferirmi in Italia, vivevamo già in città con la mamma e io infatti parecchie volte scappavo proprio, mi nascondevo in mezzo ai campi, uscivo fuori dalla città, andavo in mezzo ai campi per questo verde. Quando invece siamo arrivati in Italia, un po' tra un lavoro, tra cose e l'altro, si è un po' persa, però c'era un qualcosa che mi mancava, un qualcosa che avevo. Continua a chiamarti. E ho fatto diverse ricerche, ho visto diversi percorsi, uno di questi è stato appunto il percorso druidico, che l'ho sentito diciamo un po' più vicino degli altri perché è molto legato con tutto ciò che è natura. E la mia prima celebrazione è stata Samhain, e abbiamo fatto tutto un rituale e poi c'era la meditazione. E come ben sappiamo, quella è la notte quando i veli si assottigliano e tu riesci entrare in qualche Mondo modo in dei vivi, contatto con mondo il dei cuore. morti. E io ho avuto, poi mio marito mi ha detto che io piangevo, che non me ne sono accorta, cioè, brividi tuttora perché è stato veramente una Durante la bella, meditazione. una bella. Io ho visto, diciamo, ho visualizzato, non so come definirlo, le mie due nonne, che entrambe si chiamavano Maria, e la mia bisnonna, appunto, Caterina, che io non l'ho potuta salutare perché una era morta quando ero piccola e le altre due quando io stavo in Italia. Perciò sai quel peso che ti sta dentro che non riesci, perché non ci sono riuscita. Invece in Dispiacere che senti dentro proprio del distacco forzato e che comunque Esatto. non hai potuto Perché salutare. soprattutto con la nonna, perché lei era, non so, lei per me era qualcosa di speciale. E appunto durante questa cosa che sono riuscita a vederli, questi
energie, ma io sapevo che erano loro, mm-hmm. perché non erano i volti, ma io ero ben conscia che erano loro. Le percepivi come presenza. Sì, l'ho salutate e loro mi hanno fatto capire che in qualche modo, soprattutto mia bisnonna, mi sono sempre vicine. E da là ho scelto il nome Kathleen, perché è stato pure una, la sera, la notte, quando, come se mi avessero aperto la porta, cioè un portone, io da là ho cominciato, diciamo, il fascio di luce che ti ha illuminato la strada, insomma. È stato il mio vero percorso proprio di crescita, di crescita mia personale, di studi, di... Perché me ne sono accorta che tante cose vengono proprio... Dice, perché io lo so? Perché, non so, sono le cose che noi ritiriamo da dentro, erano nascoste dentro di noi, magari le vite passate, ma sono certo. Dei ricordi che noi, a noi ci vengono in mente. Che riemergono. Io infatti, guarda, sì. Mentre tu parli, no, ti ascolto rapita perché sono felicissima, perché sono queste le chiacchierate belle, cioè le esperienze vissute... in prima persona che riescono veramente a far capire da dove nasce tutto un certo cammino e comunque per me ascoltare le esperienze personali, le storie vissute, non c'è niente di più bello, quindi spero insomma che chi ci stia ascoltando ci stia seguendo con interesse perché queste sono le occasioni, le rare occasioni di sentire una persona parlare e dire io ho vissuto questo e questa è la mia esperienza. È una cosa bellissima, quindi ti lascio, io sto zitta perché voglio sapere no, il possibile. E qui infatti arriviamo al nostro incontro anche, perché io dopo questo è successo a Suwin, poco tempo dopo io ho lasciato questo percorso perché... non mi apparteneva più, mi sentivo ferma su un punto. Diciamo che io dico sempre che una cosa accade al momento giusto, una persona viene nella nostra vita sempre per un motivo, certo. Perché noi dobbiamo apprendere o dobbiamo dare qualcosa, perciò è tutto è un ciclo. Come è giusto anche sperimentare, no? Poi tu magari hai capito che non era il viaggio giusto per te, però è giusto comunque. Però mi ha dato l'inizio, mi ha aiutato comunque a partire. Guarda, io anche sempre durante questo incontro, cioè durante questo percorso abbiamo fatto l'incontro per Imbolc e ti dico solo, stavamo, mi ricordo il posto, però era in mezzo alla campagna, sotto una quercia vecchia, eravamo scalzi con solo delle tuniche, davanti a questo altare improvvisato abbiamo creato il cerchio. Praticamente non sentivamo freddo per niente, piovicicava pure. Chi non faceva parte del cerchio erano fuori perché c'erano i nostri parenti, ok, loro ci guardavano con giacconi, noi eravamo tranquilli. Quando si parla di spiritualità, no? Quando tu fai qualcosa che senti veramente. tu, sì, noi stavamo scalzi, tranquilli, sereni. Poi a un certo punto, finito tutto, abbiamo finito, cioè, quando abbiamo aperto il cerchio, eccetera, quando ci abbiamo parlato, tutti quanti di noi fuori abbiamo detto, ma chi era quel cane che girava intorno? Praticamente noi da dentro il cerchio percepivamo una specie di forza, un'energia che sembrava un cane che addirittura in qualche modo abbiamo che voleva entrare nel cerchio. Quindi in E noi realtà non c'era, c'era solo una un percezione. cane. Allora, Sì, non c'era nessun cane, però noi del cerchio l'abbiamo percepito. Per dirti le cose quando fai, perciò tu quando segui una cosa, invece poi quando a un certo punto io non avevo più questi riscontri, ho capito che non era quella la strada. sì, dovevo andare sì, dall'altra parte. Dopo un poco di tempo ero per conto mio, infatti ci siamo conosciuti a noi al mare. È stata bellissima una serata. Ringraziamo tua figlia perché poi in realtà è lei che stavamo lì in spiaggia, è venuta da me, ci siamo messe a chiacchierare e ci siamo conosciute Sì, quella sera. grazie a te, grazie a Mirko e Mary che hanno organizzato quella È vero, celebrazione. è vero. Che magari se ci stanno guardando o guarderanno questo video, salutiamo, vi mandiamo un bacio Un bacio perché è vero. grande, sì, Grazie a ti loro. auguro Speriamo ancora. di rivedervi presto. Ci sarebbe Moon Labyrinth a settembre, Sì, sì, settembre e ottobre sono stati spostati, vediamo se le possiamo fare.
Sì, che è un festival appunto che si tiene qua a Roma e Mirko e Marianna sono i due organizzatori favolosi, strepitosi, quindi Sì. poi quando sarà a ridosso dell'evento, poi vediamo adesso come si sviluppa la situazione attuale, ne riparleremo, magari li invitiamo così ne parliamo un po' insieme, che dici? Sarebbero belle, lanciamo questo invito. Lanciamo l'invito, sì. Ragazzi. E appunto dopo questo che ci siamo visti, allora, bello che ci siamo visti lì al solstizio d'estate. Poi ci siamo visti al compleanno di mia figlia, che era 2 settimane dopo praticamente, e poi ci siamo visti per l'Ugnasad, la nostra prima È celebrazione insieme. vero, e quella è stata la mia prima celebrazione con altre persone, perché io fino a prima di conoscere Ludmilla, svegliamo un po' di retroscena, e prima di entrare a far parte insieme nel cerchio, vabbè, questo ve lo diciamo fra poco, perché noi celebriamo sempre insieme, io non avevo mai celebrato con nessuno, quindi ero emozionatissima e Ludmilla mi ha detto, dai, ma perché non ci vediamo, non facciamo una celebrazione portando un po' del nostro nel rituale, quindi un po' del tuo, un po' del mio, ed è venuta una cosa bellissima, anche perché tra l'altro eravamo in Pineta ed eravamo io, Ludmilla, i nostri mariti e i nostri due bimbi, quindi eravamo solo noi, ma la porto nel cuore perché è stata, ripeto, la prima celebrazione, insomma, non da sola, e poi ha dato il via, insomma, a parte un'amicizia molto bella, a tante altre celebrazioni che sono arrivate dopo, che sono Infatti. andate bene. Anche dopo un Sowin, c'è stato un altro Sowin però speciale dove c'ero anch'io, che è stato Era sì, quello. pochi giorni prima di Sowin che c'è stato, sempre perché mi avevi mandato l'invito del festival che si svolgeva qui a Roma e mio marito ha guardato, cioè mio compagno ha guardato e dice, ma perché non ci sposiamo con questo rituale handfasting? E infatti è stato sempre a ridosso di Sowin perché poi ci siamo sposati un paio di Sì. settimane prima. È stato bellissimo perché pure là eravamo vicini, è Era stato un ottobre. matrimonio diverso degli altri. È stato bellissimo, è stato anche molto emozionante. Io mi sono ricapitata davanti, ti giuro, le foto un paio di giorni fa perché cercavo delle cose. È stata un'esperienza veramente bella perché io poi, tra l'altro, non avevo mai assistito a hand fasting, per cui Ma nemmeno grazie io in a Dio. realtà, nemmeno io. Infatti Alessandra, la sacerdotessa che ci ha sposati, è favolosa, cioè bellissima come Sì. persona. E mentre lei faceva il rituale, io ho detto, ma posso partecipare anch'io? E lei ha detto, non mi è mai successo di fare un rituale all'altra sacerdotessa. E abbiamo unito in alcuni punti le nostre forze, cioè è stato qualcosa di emozionante, veramente sentivo proprio le energie che Sì. giravano. Bello, bello, bello. Mi sentivo, infatti Infatti. mi ricordo che stavamo tutti in silenzio, ma c'era un silenzio particolare perché eravamo talmente presi, è stata una cosa. Un'esperienza Bello. unica, veramente. E quindi sì, Unica. lì era a ridosso di Somme perché era ottobre. Sempre lì, E sempre infatti. lì torniamo poi alla fine. Sempre lì. Più, poi le ragazze che avevano organizzato questo festival, lì abbiamo conosciuto Cari, abbiamo conosciuto Valentina Carrone, che Valentina. poi lei Salutiamo è. anche loro, ragazze. Un bacio. Un bacio, ragazze, sì, ci Mancate mancate. Non tantissimo. sono lontane, perché se sono. Sembra, vabbè, Cari non sembra lontana, però lo è. Perché alla Già, fine vabbè, perché poi un po' le cose nella vita cambiano, però purtroppo, però danno inizio a tante cose che continuano sotto altre forme. sono le persone che rimangono nel cuore alla fine perché fanno sono quando si è sorelle di fede sono sempre sorelle per sempre alla fine no Bravissima. infatti è dopo che ho conosciuto queste ragazze bellissime mi ricordo che Valentina aveva organizzato un evento che era Mabel, insomma, un po' insieme, Sì. che sono molto curiosa, sono andata a vedere com'è questa cosa e da là poi successe l'altra celebrazione insieme a lei, che alla fine abbiamo cominciato anche un po' a collaborare, cercare la musica, meditazione, cioè è stato bello comunque stare Si è insieme. creato quindi un cerchio Un praticamente, cerchio molto Wild bello. Witches. Eravamo le Wild Witches, ci eravamo date questo nome così, ma è stato bello, bello veramente. Si era creata un'energia particolare molto bella e
E sono quelle cose che, come dice Ludmilla, rimangono nel cuore, perché sono comunque passaggi, no, che servono, sono i piccoli tasselli che ti portano poi avanti, vai avanti, ma non ti devi dimenticare, perché se sei arrivato oggi a un certo punto è perché grazie a loro. Grazie, esatto, alle persone che hai conosciuto e alle esperienze che hai fatto, quindi gratitudine quella sempre e comunque, anche con loro, con la speranza di rivederci un giorno, chissà, mai dire mai. Chiama bene bene anche Piccoletto di Valentina, sì, piccolo Thomas, sì, che lo dobbiamo, le zie lo devono abbracciare e baciare, perché qua, quindi Valentina, messaggio per Valentina, ci devi portare il bimbo perché le zie lo aspettano, ecco. Magari a fare da chiacchiere, perché no? Perché no? Io gliela appello. Qui è la porta è sempre aperta, perciò l'aspettiamo veramente, noi lanciamo dei piccoli messaggi, poi speriamo che insomma che si avverino, perché sì, presto so. Quindi da lì poi è successo che Valentina si è trasferita e comunque il cerchio era formato, chi entrava chi usciva, abbiamo comunque cercato di portare avanti questo lavoro, infatti era Alita, è stata la mia prima volta di celebrare, proprio ero un attimo spaventata, però è andata bene. E magari qualcuno si è disperso strada facendo, qualcuno è entrato, e il fatto sta che a Maybon siamo diventate le figlie della Fenice, perché comunque eravamo un cerchio che è tutte femmine, all'inizio lavoravamo solo nel cerchio femminile. E siccome ognuna di noi, ognuna, in questo caso anche ognuno di noi, perché adesso abbiamo anche i maschetti, infatti siamo diventati i figli della Fenice, esattamente. Tanto perché sempre per tornare al discorso, che è sempre detto in evoluzione, perciò guai se non fosse così. No, infatti è questa cosa che, cioè, ognuno di noi ha fatto un percorso, ha fatto una crescita, una morte e rinascita, come lo fa Fenice. Appunto, pensate che magari per noi questo nome è molto adatto. E poi la cosa bella che io ripeto sempre quando racconto della nascita del cerchio era... Sì, c'è una bella combinazione a livello numerologico. 23 settembre 2018, che era numero 7. Dopo la celebrazione in Pineta, cerchio femminile, siamo andati sempre a casa tua, eravamo in 7 a tavola, candelabro a 7 luci. Ragazzi. Sì. Poi la cosa bella, sono arrivata a casa, c'avevo una immagine di una Fenice da 2 anni, una bottiglina di sta Fenice che poi me l'hanno regalata. E io quando sono tornata a casa ho guardato questa Fenice, io ce l'ho qua, magari sì, è un po' difficile a farla vedere, ha 7 piume. Cioè ragazzi, io ho deciso, sono andata a fare il mio tatuaggio della Fenice. 7 è stato il numero che ha deciso, è quello. Sì, no, ma queste, che poi non è mai, no, una coincidenza, dicevamo prima, quindi questo fatto del numero ricorrente è stato che quando poi, cioè tu ce l'hai detto, che quando stavamo dopo la celebrazione ci hai detto questa cosa del 7, siamo rimasti tutti così, perché poi lì per lì magari non ci avevamo fatto caso e abbiamo detto no, non è possibile, e invece sì, e quindi proprio si era incastrata in una maniera perfetta, e da lì sono nate le figlie della Fenice. Le figlie della Fenice, e no, poi adesso sono i figli della Fenice, che poi noi appunto celebriamo, sempre cerchiamo di farlo in mezzo alla natura, lune piene, magari d'estate soprattutto, al mare, altrimenti se lo facciamo a chiuso, e se no le altre festività noi sempre l'aperto. E la cosa bella è che, per dire, quello che facciamo noi, la nostra spiritualità, che piove fino alle 8 di mattina, piove fino alle 10 di mattina, ma noi abbiamo appuntamento mezzogiorno è luna. Vera questa cosa, è verissima, è vera. Ma perché noi ce l'abbiamo, celebriamo la natura, noi ringraziamo la natura e la natura ci viene incontro. Noi ci scambiamo i messaggi, ma avete visto il tempo? Ma da pioggia, c'è Ludmilla che puntualmente dice non vi preoccupate, quando a pochi minuti prima, no è vero, pochi minuti prima della celebrazione uscire il sole. Beh ragazzi, è vera questa cosa, puntualmente ogni volta
Poi c'è stata anche una volta, mi sembra, che alla fine aveva smesso di piovere proprio nel momento in cui, non mi ricordo se... Allora, quello era, sì, me lo ricordo io, era Imbolc, Imbolc del, sempre con Valentina, stavamo lì a Ostia, che poi c'erano due ragazze che sono arrivate, che noi volevamo andare al punto dove avevamo celebrato l'Ugna Sad, invece ha cominciato a piovere, e questi ragazzi fanno, no, vabbè, andiamo via, perché piove, magari ci facciamo dopo... Io e Valentina, no, non si può, dico, io vado a cercare il posto. E Valentina e io ci siamo addentrati a cercare questi posti, che poi dove era più coperto abbiamo scoperto che c'erano tipo le case di qualche, non so se sono zingari o che. Invece poi, io poi capirei, io sono molto così su alcune cose. Alla fine dico, ma perché non andiamo a vedere là? E siamo usciti su questa specie di radura con l'albero centrale e... Sembra un cerchio intorno, quasi fosse un cerchio. Ha smesso di piovere. Si è placato il vento e ha smesso di piovere. Abbiamo fatto la nostra celebrazione. Eravamo seduti per terra, solo sui teli, e non ci siamo bagnati, assolutamente. E una volta che abbiamo finito, abbiamo aperto il cerchio, abbiamo detto grazie, è arrivata una folata di vento, come se la natura ci avesse salutato a sua volta. E sono quei momenti che non li dimentichi mai, ti rimangono proprio dentro. Perché... No, perché sperimenti in prima persona sulla tua pelle quello che significa la potenza dell'energia, la potenza della determinazione che uno mette poi in quello che fa. Per cui c'è sempre una bella atmosfera. Infatti io vi invito, poi tanto come al solito, sotto metterò tutte le informazioni per poter venire a sapere qualcosa di più, per contattare Ludmilla e per conoscere meglio il cerchio dei figli della Fenice, perché comunque è sempre attivo. Noi celebriamo tutti la ruota dell'anno, i pleniluni, quindi chiaramente lo facciamo a Roma perché siamo tutti a Roma, però in questo periodo i figli della Fenice stanno celebrando, infatti stasera celebreremo Beltane come stiamo facendo negli ultimi tempi, vista questa reclusione forzata, in maniera, diciamo, tramite il collegamento col computer. Però devo dire che è comunque bellissimo non aver interrotto questo rapporto. Per cui, se magari qualcuno, anzi approfitto per dire che stasera appunto ci sarà la celebrazione con i figli della Fenice di Beltane, se vi volete unire, tanto a livello virtuale non importa insomma dove vi trovate, contattate sotto tutti i... o Ludmilla, oppure potete scrivere a me e magari Ludmilla stasera si possono unire a noi, no? Quindi certo, celebrare insieme e rimanere comunque in contatto, se volete anche voi qualche volta celebrare insieme ai figli della Fenice. Come chiacchiere magiche, la porta è sempre aperta. Quindi infatti a proposito di questo vorrei specificare, se chi vuole partecipare stasera, se per caso, per favore mi scrive in privato su Ludmilla Nati, poi, perché su Suri potrei anche perdermelo, perché nella giornata che dobbiamo celebrare sempre ci sono le persone che mandano messaggi, chiamano organizzazioni e possono sfuggire magari. Certo, le vostre chieste. Una giornata indaffarata, sì, perché poi c'è anche la pagina, il gruppo I Sussurri di Kathleen, oltretutto trovate sempre qui sotto tutti i riferimenti, che è sempre comunque un modo per essere aggiornati sugli eventi e sulle celebrazioni dei figli della Fenice. E io mi ricordo anche per ti ricordi a leggere le frasi, le famose frasi dei Sussurri di Kathleen? Sì. Dici due parole sui Sussurri di Kathleen. Le Sussurri, praticamente dove lavoravo prima, io faccio la barista, perciò la mia passione è fare caffè, ma oltre ai caffè mi piaceva scrivere e parlare, perché comunque si sa, al bar si parla molto. E vicino alla macchina di caffè avevo un muro lavagna, cioè tutto verniciato che potevi scrivere, non sfruttato, perciò quando sono arrivata io me la sono guardata e ho cominciato a scrivere giorno per giorno una frase. Mi prendevano pure in giro perché io magari scrivevo un giorno la frase di Madre di Maria Teresa di Calcutta e il giorno dopo scrivevo la frase di Bukowski. Tu sei l'unica che riesci in qualche modo a far combaciare questi frasi. A spaziare anche così tanto. Sì. Altro. Infatti sempre grazie a queste frasi, c'è quella che mi piace tantissimo, che perdona gli altri perché non perché essi meritano perdono, ma perché tu meriti la pace.
ed è stata una frase che mi ha aperto tantissimo. Bellissimo. Perché sì, perché io ho capito che magari i dolori che mi portavo dentro, eccetera, rancori, mi facevano male soltanto a me, perché le altre persone magari manco lo sapevano che mi avevano fatto male, e mi ha aiutato tanto. E parlando con le persone mi hanno detto: ma perché scrivi solo quelle degli altri, ma scrivi pure le tue? E da là partita questa cosa di scrivere la frase. È diventato un appuntamento quotidiano quello con le frasi, che poi è tu bello. Facevi la foto e mettevi sui sussurri di Kevin, quindi chi frequenta... Sì, perché il gruppo è nato dopo, perché sempre la gente veniva, faceva la foto, metto su stato di WhatsApp, metto qua, poi mi fanno: ma però se io non lavoro, magari un giorno mi perdo la frase. Giusto. Ed è lì nato un gruppo su Facebook, appunto i sussurri, perché puoi strillare quanto ti pare, ma se uno è pronto ad ascoltare, ascolterà un flebile sussurro. No, le urla quindi... poi spaventano, quindi no. Indietreggiare le persone, mentre i sussurri, anche no, magari porgi anche l'orecchio e ti avvicini e vieni invitato ad ascoltare. Questa è... Sì. Infatti da là poi andiamo anche, c'è la possibilità di creare l'evento, di parlare di ciò che mi è vicino. Infatti durante le nostre celebrazioni spesso mi piace aggiungere anche l'aspetto delle festività che si fanno anche in Ucraina o in altri paesi slavi, perché sono molto, cioè praticamente ragazzi, il mondo è uno. Infatti quello che voglio specificare, magari chi ci ascolta, noi non siamo religiose, perché non ci piace la parola religione, vero Aria? Sì, lo diciamo spesso questa cosa, perché religione è relegare, quindi chiudere in qualcosa, invece no. Noi alla fine siamo spiriti liberi. Liberi, sì. E perciò a base di tutto, di base di qualsiasi religione, a base di qualunque percorso, quello che ha... La pietra fondamentale è amore, quello universale. Perciò se c'è amore in qualunque cosa fai, ci sarà tutto. E infatti noi siamo aperti a tutte le persone, a tutte le credenze, perché non c'è una cosa che ti dice poi devi essere solo wicca, devi essere solo questo. No, noi siamo aperti a tutto. Seguire qualunque... quella tradizione anziché un'altra. Infatti negli eventi, poi andrete a vedere, insomma se non avete già avuto modo di vederli, negli eventi dei figli della Fenice, la cosa che viene sempre specificata subito nella descrizione dell'evento è proprio che l'evento è aperto a tutti e non si fa alcuna distinzione né di razza, né di sesso, né di religione, né di credo, assolutamente, perché ognuno è la filosofia alla base del cerchio dei figli della Fenice, che ognuno porta la propria esperienza, quindi è un arricchimento a chi partecipa al cerchio, per cui l'esperienza del cerchio dei figli della Fenice è bella proprio per quello, perché nessuno si aspetta che non ci siano gerarchie, che non ci siano si deve fare questo, tu devi fare quello, l'altro deve fare quello, è una cosa che viene naturale, spontanea, quindi secondo me la particolarità è proprio questa, cosa che... Ripeto, lo stupore delle persone che poi partecipano con noi ai nostri cerchi è proprio quello, ce lo dimostra, perché non si aspettano questa cosa, evidentemente non è così frequente forse. Può essere, anche perché pure li senti proprio all'inizio, quando si presenta a qualcuno, no? Se magari senti proprio un po', la persona potrebbe essere restia, un po' sospettosa, e vedi il cambiamento che c'è alla fine della celebrazione, perché poi comunque i nostri, non so, noi non facciamo invocazione a un Dio o una Dea, perché come diciamo sempre, è un aspetto, un Dio, una Dea, un qualunque cosa, è un aspetto divino che probabilmente in quale troviamo un qualche riferimento, un qualche indicazione. Perciò i nostri incontri sono per lo più appunto con la natura, gli spiriti della natura, gli spiriti degli antenati, un ringraziamento. E perciò chi viene non si aspetta all'inizio, invece dopo rimangono stupiti, sì. Ma grazie, non me l'aspettavo. E lo sì, senti proprio. Perché non c'è anche questa cosa di noi magari lavoriamo solo con questa divinità femminile o solo con questa, per dire Egade o Artemide o non so chi altra. Per noi c'è il concetto di universo in primis e poi la sua scissione nelle due parti fondamentali che sono il maschile e il femminile, senza cui non c'è vita, non c'è nulla.
senza necessariamente identificarle in una divinità, che poi chiaramente le divinità sono tutte le varie sfaccettature, no? Del femminile e del maschile, però anche in quello ci sentiamo liberi di invece onorare, comunque lavorare con la parte proprio più completa del femminile e del maschile. E quindi forse è per questo che le persone si trovano più a loro agio, perché non c'è questa, no, categorizzazione, sì, chiamiamola così, non so se neanche se si dice, forse sì. No, ma è aperto, cioè tu puoi, tu partecipi per quanto vuoi partecipare, si scherza, si ride, poi ci sono i momenti della ritualistica, quando serve un po' più serietà e un po' più di concentrazione. E poi alla fine, quando apriamo il cerchio e ci prendiamo tutti per la mano, lo senti che magari, anche se all'ultimo c'è qualche magari freno, qualcosa, che quell'energia che gira sente un attimo un disturbo, invece poi alla fine scorre talmente veloce, talmente bello, che ti senti proprio, dice dai, siamo fatti anche questa volta, ci siamo diventati un tutt'uno, ed è bellissimo. Bello. Sì, no, è bello anche quando, per esempio, tu dicevi, una persona arriva magari con delle reticenze, no? O comunque con dei timori, che è legittimo poi alla fine, perché magari sei un ambiente nuovo, persone nuove, e a volte si nota anche quando noi durante i pleniluni facciamo il rituale dei fogliettini che bruciamo con le cose che vogliamo lasciare e le cose che vogliamo attirare nella nostra vita, e spesso succede, questa è una cosa simpaticissima, perché da raccontare, insomma, però mi fa capire quanto veramente, cioè, gira l'energia e quanto poi si crea una sintonia tra le persone che sono nel cerchio. Spesso, perché noi accompagniamo, c'è Ludmilla che accompagna con il tamburo, chi con magari battendo le mani, per creare, diciamo, questa sorta di cono di potere durante questo rituale, le persone ad accompagnarle, no, in questo rito di bruciare questo foglietto. E a volte si sente una resistenza pazzesca. Io spesso guardo Ludmilla e la vedo che, cioè, si vede proprio fisicamente, c'è, cioè, questa fatica a suonare questo tamburo, perché lei avverte che in quel momento la persona che sta bruciando il foglietto ha proprio difficoltà a lasciare andare determinate cose, ma è una cosa tangibile che si sente, cioè non è che si la racconti, no, se la sperimenti, cioè lo capisci che la vivi proprio, si percepisce. Sì, infatti le persone dopo ce lo dicono, perché noi di solito dopo finito tutto ci scambiamo qualche parere, qualcosa, rimaniamo per una chiacchierata. Una chiacchierata. Infatti lo vedi, perché comunque appunto a luna piena noi scriviamo le cose da abbandonare, le cose che vogliamo avere, perciò visualizziamo anche, e scrivendole su un foglio, mettendole nero su bianco, più chiari, bruciando quel foglietto con la cosa negativa, noi visualizziamo che questa cosa svanisce, e a volte, appunto, come dicevi tu, è difficile lasciarlo andare, e serve far capire che noi siamo un cerchio, noi siamo insieme, perciò a quella persona che sta bruciando, il nostro maracas, mani, tamburo, che sia, dice, ah, dai, ci siamo noi per sostenerti, e quelle persone poi te lo dicono, guarda, mi sento meglio, mi sembra di essermi sbarazzata di questa cosa, comunque è un aiuto. Ma, per tutti, appunto per questo serve il cerchio, perché cerchio è una piccola quello famiglia. Quello lo scopo del cerchio, perché poi non ha inizio, non ha fine, quindi siamo un tutt'uno in quel momento, come siamo tutti uguali, quindi non, e lo scopo è proprio quello di sostenersi in questa esperienza, perché sennò non avrebbe senso, cioè cerchio perché è unito, perciò forse è anche un po' naturale che succedano queste cose, cioè avvertire anche le energie degli altri come stanno lavorando in quel momento. Sì, è bello, infatti pure là tante volte senti, cioè senti proprio le persone uno per uno, perché poi piano piano, andando avanti, cioè impari sempre a conoscere di più e a vedere persone nella tutta la loro sofferenza, tutta la loro felicità, insomma, una persona che è empatico riesce ancora a percepirlo più forte, diciamo, no? E perciò questa cosa appunto ti aiuta a crescere, perché noi non siamo, come dicevi, non c'è nessuno migliore, nessuno peggiore, perché c'è da imparare. Perciò da ogni incontro io personalmente apprendo tantissimo. Certo, ma è così. E tanto, perché è bello imparare, è bello condividere, perché a fine, come dicevo, siamo una famiglia spirituale, siamo tutt'uno, che poi anche se non ci vediamo tutti i giorni, però comunque siamo legatissimi, siamo uniti e ci percepiamo
tante cose proprio in lontananza. Quel legame rimane comunque, perché sì, è una famiglia, non a caso, insomma, ci consideriamo sorelle e fratelli, ma perché proprio nasce, cioè, è quel senso di familiarità che nasce naturalmente, perché c'è comunque tutto un discorso, un viaggio spirituale che ci lega, quindi già quello ci agevola in questo rapporto, però è inevitabile che poi comunque c'è sempre l'incontro di persone che hanno lo stesso tuo punto di vista nei confronti della vita, e già da lì insomma si aprono tante possibilità di rapporti, di amicizie, al di là di quella che è la pratica, insomma. Sì. Per cui per esempio succede che ci sono persone che fanno con noi le celebrazioni, poi magari 3-4 volte per motivi non possono venire, ma puntualmente ritornano, cioè uno sa che poi insomma le persone ci sono, anche se poi non fisicamente, ma è un legame che va al di là. Certo. È proprio esserci fisicamente, insomma. Per cui, e ringraziamo la tecnologia che in questo periodo ci sta permettendo di continuare queste le celebrazioni, le nostre chiacchierate, e questa è una cosa anche importante. Unisce di più, perché ecco appunto, stando anche a casa, essendoci costretti a stare a casa, comunque li stiamo sfruttando in modo diverso, perché chi per una cosa o per l'altra ha magari bisogno di un sostegno, di un sentirsi insieme, allora noi tutti i giorni facciamo ginnastica o yoga o total body. Oggi abbiamo fatto yoga, studiamo insieme le rune in questo momento, cioè è una cosa che comunque ci sta aiutando tantissimo, anche comunque a crescere, ad unirsi, ci scambiamo magari, allora io ho fatto questo, come lo vedi? Ah, facciamo quest'altro, è bello, perché comunque si rimane in contatto, e poi in questo periodo in realtà siamo ancora più stretti di prima, perché ci riusciamo a fare le cose insieme diversamente. Sì, è vero che magari prima presi dal lavoro, da tante cose, non riesci. Per esempio oggi, dopo lo yoga, durante la chiacchierata, è uscito fuori il discorso delle erbe che si possono usare nelle tisane, cioè sono tutte cose che non avremmo fatto, insomma, magari ognuno stava al posto di lavoro, non ci saremmo sentiti e visti, per cui... E quando parliamo delle religioni... Lì ci si apre pure. Vabbè, lì sono discorsi che potrebbero andare avanti all'infinito. E infatti una cosa che volevo lanciare, e spero che insomma tu ci penserai, io te lo dico così, visto che comunque adesso anche chi non è fisicamente a Roma e quindi non può avere modo di partecipare agli eventi dei Figli della Fenice, magari mantenere un appuntamento, anche quando torneremo a una vita normale, sicuramente presto, anche, non lo so, tipo una volta al mese, un qualcosa di virtuale per poter andare un po' a unire, no? Tante più persone, o comunque anche solo per conoscerci, perché tante persone, cioè ci conosciamo in tanti su Facebook, ma alla fine rimane una cosa dietro uno schermo. È anche un modo per dire, cioè l'appuntamento virtuale dei Figli della Fenice che permette un po' a tutti di entrare in contatto. Io te la lancio lì, pensaci, poi... Caffè che organizziamo, come Witches Caffè che organizza Roma. Brava, i Witches Caffè che a volte possiamo fare di persona e magari possiamo fare aperti a tutta l'Italia, cioè tutta l'Italia, insomma, sì. Vuole partecipare a Roma? Sarebbe carina come idea, perché... cambio è fondamentale, le chiacchiere vanno fatte, perché poi escono tanti bei discorsi alla fine. Cioè... Guarda, sì, perché noi alla fine parliamo, se studiamo, magari facciamo questa ginnastica, qualcosa per un'ora, poi rimaniamo a chiacchierare ancora un po' e ne escono veramente diversi discorsi. E appunto abbiamo studiato una di questi giorni le rune, e ce n'è una che dice appunto che tu non devi abbandonare le cose materiali, non devi essere schiavo delle cose materiali, ma non le devi neanche abbandonare. Tu li devi trovare un giusto ruolo nella tua vita e prendere quello che ti serve. Infatti in questo caso credo la tecnologia, non è che dobbiamo, no, noi siamo streghe, leviamo tutto, no, sì, perché la tecnologia usare questa cosa serve, ma non solo in questo momento, perché comunque è, se ci modernizziamo un pochino, è un punto di ritrovo. Se prima tu andavi in giro nei negozietti, nei parchi, eccetera, e ci ritrovavi, adesso lavora tutto di più sul social, perciò è un modo di tenersi in contatto, di conoscere persone che... Grazie a Facebook abbiamo conosciuto veramente tantissime persone squisite. Esatto, no, ma poi la realtà è cambiata, quindi comunque, volente o nolente, uno
cioè, ci si adegua, perché tanto la tecnologia sta sempre comunque, per cui voglio dire, sfruttarla magari sempre con le dovute maniere, anche Facebook stesso, insomma, se dosato e usato in maniera saggia, è utile. Sì. Qui no, ben venga, insomma. Infatti un'altra cosa che del Facebook o degli incontri nostri, sia di persona sia virtuale, se ci facciamo caso, noi non mandiamo via nessuno, noi non costringiamo nessuno, è assolutamente aperto a tutti. E però c'è la selezione naturale, avviene chi non si sente giusto nella, no, nella nostra onda vibrazionale, come Certo. definirlo. E non lo mandiamo, perché le persone si allontanano o si avvicinano da sole, questo è il bello. Anche perché l'unica cosa che chiediamo è essere le persone oneste, cioè nel senso di portare ciò che hai da donare agli altri, a prendere ciò che hai, e il rispetto, quello che chiediamo. Perciò qualunque persona volesse partecipare, per noi le porte sono sempre aperte. L'importante è che non ci sia poi la cattiveria dietro le spalle o altre cose No, che no. capitano, ma non, ripeto, non andiamo via noi, cioè, alla fine l'universo, la natura, come ci aiuta con il tempo a celebrare sotto il sole, anche nella giornata di pioggia, la natura fa la stessa cosa, fa la pulizia. Assolutamente sì, quindi io sottolineo il fatto di approfittare magari questa sera che facciamo la celebrazione di Beltè, rinnovo l'invito per chi volesse, mi raccomando, contattate Ludmilla al profilo oppure non so se volete scrivere a me, poi tanto io sento lei perché chiaramente il giorno stesso della celebrazione è un po' a livello organizzativo e quant'altro un po' particolare. Però ecco, vogliamo l'occasione, siamo andati in onda oggi per caso poi alla fine, quindi è stato, vabbè, niente succede per caso, il Grande giorno in cui per c'è la celebrazione di Beltane per parlare del cerchio dei figli della Fenice, quindi quale migliore occasione proprio di stasera per dire va bene, vi voglio conoscere, voglio conoscere, sì. fare questa esperienza con voi, chissà che poi no, Anche magari. magari sì. Noi ci siamo. E poi la cosa bella che voglio dire è che nonostante ci sono magari diversità, ci sono delle problematiche, eccetera, la cosa bella nostra è che noi siamo le persone positive, nel senso che riusciamo a prendere in ogni difficoltà, sempre, ecco, riguardo studio delle rune, ma pure nelle altre percorse. Tu lo sai, io adoro la legge di attrazione, no? Anche questo succede, appunto, le persone o arrivano o se ne vanno, appunto, se tu non sei come noi, non perché tu, se tu crei la positività, tu pensi positivo, ottieni risultato positivo. Se sei una persona negativa, semini, ciò che semini raccogli, no? È E un perciò riflesso. sì, se tu mandi qualcosa, gira e gira, è ciclicità e ti arriva la stessa cosa. Sì. Cioè noi sempre consigliamo, siamo tutti noi a cercare, in una situazione di cercare sempre un lato positivo e focalizzarsi su quel lato positivo, non focalizzarsi sulla cosa negativa, perché è successo, ma adesso no. Allora, è successo così, allora qual è il lato positivo? Questo. Allora, io ci lavoro su questo. E questo succede anche appunto con le persone, con il cerchio, eccetera, perché essere positivi, essere puri di cuore è la cosa essenziale, diciamo, forse è l'unica cosa che vediamo nel cerchio, Sì, no, ma perché perché poi comunque cioè la cosa della legge dell'attrazione, come avevamo avuto modo di dire, sembra che sia una scoperta, no, degli ultimi tempi, che c'è stato il famoso libro, la legge d'attrazione, il documentario cinese. letto a proposito, ce l'ho ma non l'ho mai Io letto. sì, l'ho letto, ma in realtà non dice nulla di nuovo, cioè non aggiunge niente se non a quello che è il principio stesso della magia. Cioè, perché comunque l'intento nasce cioè dalla forma pensiero che tu comunque puoi usare tutti gli strumenti che vuoi, le candele, le erbe, fare qualsiasi cosa per fare un rituale, un incantesimo, ma in realtà poi è cioè dalla mente, dalla tua determinazione a raggiungere quell'obiettivo, a visualizzarlo, no? Quindi anche la visualizzazione, perché nella legge dell'attrazione c'è anche il concetto di Assolutamente. visualizzazione. Ma è identico al concetto che c'è dietro alla magia, è la stessa cosa, però Hanno scoperto l'acqua calda, insomma. bravissima, ecco, c'è stata questa riscoperta dell'acqua calda che non è altro che il principio che sta alla base della magia, Lì è andato molto su commerciale. Io ho provato a vederlo, ma infine è andata troppo su commerciale. Poi tu lo sai, io sono molto da queste cose che sono a pagamento. Tu mi stai Brava. vendendo.
No, perché tu magari la vendi come legge di attrazione, attrai, tanto per usare, un pubblico molto più vasto. Se cominci a dire che invece quello è il principio che sta alla base della magia, poi magari nomini la stregoneria lì, la vendi come legge d'attrazione, l'hai venduta al mondo, per cui è un concetto lecito, capito? E queste sono le cose, vabbè, che fanno un po' riflettere, però va bene, no? Sì, infatti, sempre ritornando su questo momento di pensare positivo, eccetera, vorrei invitare, se qualcuno ne ha bisogno, magari in questo momento si sente un po' giù, magari ha bisogno di parlare con qualcuno per semplici due chiacchiere o soltanto unirsi a noi per fare due esercizi e sentirsi bene, perché qui si mangia, cioè, a fine io ho 20 anni che non facevo niente, ci sono i ragazzi che ci stanno mettendo sotto, e meno male. Abbiamo due figli della Fenice che sono eccezionali, che sì, veramente, ragazzi, cioè, sono veramente... Tu non hai fatto l'altro esercizio che quando fai... No. Luca, basta, Luca mi ha ucciso. Che bravissimo, io oggi stavo così, fa delle cose che... Però mi sento meglio, devo dire che i dolori sono spariti, quindi... E tu non hai visto... Le cose della luna quanto sono belle, la yoga che fai per la luna. Quello l'ho perso, però ecco, come vedete il nostro cerchio non si limita solo alla ruota dell'anno, ai plenilunio, cioè va molto oltre, quindi è bello proprio perché è un cerchio a 360 gradi, perciò... Sì. Abbiamo fatto i saluti alla luna nuova questa volta, quei saluti alla luna, io non sapevo che esistesse, veramente infatti. Una cosa... Molto bella, è un altro aspetto che ci piace insomma. Ma vedi l'importanza di portare ognuno quello che sa? Cioè in questo caso sì. Noi non sapevamo questa cosa, invece ci è stata insegnata, comunque ci è stata fatta, no, bellissimo, sì. Quindi è un continuo, è bello perché non ci annoiamo mai poi alla fine, è questa la verità. Anche il tempo addirittura. Un sacco di cose. Per cui, no, veramente. Chi vuole, chi ne sente bisogno in questo periodo di un piccolo sostegno anche psicologico, semplicemente per due chiacchiere, perché in qualche modo ti senti giù, noi ci siamo. Se ci volete contattare, sia sulla pagina dei sussurri o anche sull'evento, se vi potete entrare a vedere, comunque potete conoscerci stasera durante l'evento, se no altrimenti scriveteci, noi ci siamo. Averto non siamo proprio, parliamo di tutte le cose e siamo abbastanza matti, cioè, da far ridere, sì, e da prendere le cose anche sul serio, perciò... Ma questa è la cosa bella, perché le cose troppo seriose, troppo cerimoniali, ci vuole, come dicevi tu, l'equilibrio. Sì, pizzico di equilibrio fa bene, quindi nel momento in cui bisogna essere seri e fare rituale e tutto quanto, poi c'è il momento, no, quello divertente, ma perché anche giusto, insomma, sennò sarebbe veramente il famoso discorso della religione, che io la vedo sempre un po' soffocante, scusate, abbiate pietà, io poi magari c'è pure chi mi sta sentendo e segue, no, si rispetta tutti, però no, assolutamente poi, guarda, no? Successo poco tempo fa, guarda, cioè, si è creata una, tra virgolette, una specie di discussione. Poi discussioni e confronti sono sempre belli. Allora, io rispetto qualunque religione sia. Parlavamo della Domenica delle Palme, è successo che comunque a me cosa non mi piace è la incoerenza. Perché se una persona cattolica mi fa auguri di Buona Pasqua, di Buon Natale, io quella persona la ringrazio e rifaccio gli auguri, perché certo, quel suo credo e io rispetto. Non accetto chi fino a ieri sera mi faceva io so di qua pagare e poi tu mi fai auguri. Vabbè, così si usa. E allora usiamoli anche quelli islamici. Ma si usa perché si usa? Cioè lo usa chi lo deve usare? Quello che non mi piace, perché soprattutto è soprattutto il cattolico. Tu fammi vedere, questo se tu vuoi fare perché si usa, perché usiamole tutte le festività. Certo, quelle degli indù, quelle buddiste, quelle islamiche, tutte o tutte o nessuno. È come se ci si sentisse poi in dovere durante queste feste di dire no, Buon Natale o Buona Pasqua. Cioè, io non me lo sento, anche a me se mi dicono Buon Natale, grazie altrettanto, però non sono mai io che vado da una persona e gli dico Buona Pasqua, Buon Natale Un conto, se tu dici Buon Natale a una persona cattolica, è la festa, certo, di quella persona che stai augurando,
ma una persona che professa fino a pochissimo tempo, fino alla la sera prima, professa un percorso, una cosa, diventano le cose ambigue. Allora là, la incoerenza che non mi piace, ecco, forse su questo sì. Specifica, anche quando parliamo tante volte di nelle varie discussioni, dice vabbè, allora fai finta a una persona, magari no, fai finta di essere diverso per accontentare quella persona, perché non sei coerente. Allora no. Lì parliamo che dobbiamo essere noi se stessi sempre, comunque, in qualunque situazione. Ma poi nasce una sorta di comunque di insofferenza, di infelicità, ecco. Perché comunque tu devi essere sempre una persona che non sei per far felice qualcun altro. Poi arriverà il momento in cui tu puoi vivere la tua vita, perché magari quella persona non ingombra più la tua. Avrei perso talmente tanti anni e sarà comunque troppo tardi. Sì. Tutto quello che dovevi vivere non lo vivi più, perché hai vissuto in funzione di magari di cose dettate sì, dagli altri, dalla società, e questo non sì, infatti io perché lo dico, tu lo sai da sola, no? Che io non faccio le cose perché ho scritto, perché ho letto, perché io lo faccio sempre, ma mettendo non sono mai migliore di nessuno, anzi. Se io parlo di qualcosa, perché vi parlo di quello che ho vissuto io, cioè la mia esperienza. Io cerco sempre di specificare questa cosa. Io è il mio punto di vista, cerco di essere sempre coerente con questo. E perché se io ti dico devi essere te stesso, perché ho vissuto la vita così, cercando di accontentare gli altri, stavo male io. Mm-hmm. Finché stai male tu non puoi riprendere. L'ego in sé, ego, non è male, come, perché se tu non puoi aiutare gli altri se stai male tu. Aspetta, mi è andato via il video. Ecco, no, non puoi aiutare gli altri se stai male tu. Prima devi guarire te stesso, poi aiutare gli altri. Sì, perché sennò anzi trasferisci solo angoscia e frustrazione sul prossimo. Quindi quello assolutamente. Per cui secondo me, ecco, un viaggio alla riscoperta della spiritualità insieme ad altre persone serve anche a questo, a ricordarci comunque sempre questi principi, sì. Che non sono dettami, non sono dogmi, ma sono semplicemente modi per vivere meglio la vita. Perché poi alla fine questo è un viaggio che dobbiamo comunque fare, vuoi sì. O non vuoi. Per cui se riusciamo a farlo nel migliore dei modi, tanto di guadagnato, no? Perciò, certo. Assolutamente sì. Quello sicuramente. Io credo che abbiamo raccontato un sacco di cose, mi sa che non ci siamo dimenticati di niente. Abbiamo parlato del cerchio, della pagina, del gruppo, e tanto avete sempre riferimenti qua sotto, e della celebrazione di stasera. Quindi io ricordiamo di nuovo, perché magari c'è qualcuno che è arrivato adesso, che stasera c'è la celebrazione di Beltane con i figli della Fenice. E contattate Ludmilla e tutti gli indirizzi che vedete qua sotto, e magari ci fate una sorpresa stasera, dopo che ci avete visto qua su YouTube, ci ritroveremo a celebrare insieme questo momento molto importante, ancora più importante, perché abbiamo proprio bisogno di vivere il vero significato di rinascita. E speriamo che questa nuova vita, questa fase di vita, che forse sarà un po' diversa, ma non lo so, ma basta che insomma ci sia, arrivi. Per cui Beltane in questo momento ha una valenza molto molto importante, quindi speriamo stasera di vedere alcuni di voi, e se non è stasera, al prossimo plenilunio, al prossimo giro della ruota dell'anno. Ludmila, io ti ringrazio veramente tanto, perché è stata una chiacchierata bellissima, molto magica, e ci hai portato tante delle tue esperienze, ci hai raccontato tante cose della tua vita personale vissuta, e quindi per questo ti ringrazio. Sicuramente posso farlo anche a nome di chi ci ha seguito, di chi ci sta vedendo, chi vedrà in un altro momento il video, perché rimarrà comunque nell'archivio del canale. E quando vuoi, vuoi venire a fare di nuovo una chiacchierata con noi, sei la benvenuta, insomma. Magari grazie. Ci racconteremo altre cose, perché come penso avrete capito, la vita è tutta una cosa in evoluzione, quindi chissà, magari chissà. Da qui a qualche tempo ci avremo cose nuove di cui parlare. Quindi Luda, grazie, e ancora grazie.
noi ci vediamo questa sera per Beltane, anzi accogliamo l'occasione per augurare a tutti un felice Beltane. Assolutamente sì. E, niente, lascio a te l'ultima parola, un saluto, io vi saluto, tanto come sempre ci ritroviamo, e Ludmilla a te per un saluto. Grazie ancora. Niente, grazie a te per questa opportunità, anche perché penso che nella nostra vita ci serve sempre qualcuno che magari non si aspetta, ma incontra una persona a quale può dare un piccolo consiglio, una piccola indicazione, e io mi auguro che il nostro cerchio sia questo, che noi anche con questa chiacchierata magari possiamo essere d'aiuto a qualcuno, possiamo essere utile, diciamo, e portare il nostro bene anche in mezzo alle altre persone. Beh, e questa cosa ti ringrazio perché è un'idea stupenda fare queste chiacchiere. Grazie. Grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno guardato, vi mando un bacio, un grande abbraccio a tutti, e mi auguro che ci vediamo o stasera, o se avete delle domande anche scriveteci, insomma, sui sussurri di Kathleen o Arianna, insomma, noi ci certo, siamo. Il filo è sempre, non si interrompe mai, c'è sempre. Un abbraccio a tutti, grazie ancora, ci vediamo al prossimo appuntamento e di nuovo un felice Beltane. Ciao Luda, un bacio e grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao.